Buonasera e con tanta gioia ben ritrovati. Don Ernesto mi ha anticipato perché noi parleremo di Emmaus e due di Emmaus, però lui ha concentrato quello che adesso dirò in questo lasso di tempo, perché io mi devo allungare. Lui ha avuto il carisma della sintesi e quindi. Ah? Sì, perché ha detto brevissimo tempo ciò che adesso cercherò di dire. In questo momento, altri momenti non lo so, quindi io valuto il momento presente. È da Natale, prima di Natale non ci vediamo, quindi, prima di Natale Pasqua. Quindi, però diceva Ernesto così, riprendiamo con una consapevolezza che certamente in questo lasso di tempo non siete stati senza far niente, avete camminato. Avete camminato perché diceva Don Ernesto, una parrocchia è sempre una parrocchia in movimento, non una parrocchia che tiene tante cose da fare, non è questo il senso, ci sono anche tante cose da fare, però una parrocchia che vive alla luce della parola, alla mensa dell'Eucaristia, è una parrocchia che ha sempre da fare. Perché e l'Eucaristia e la parola non consentono a nessuno di stare con le mani in mano. E la parola e l'Eucaristia sono le realtà che automaticamente ti mettono in cammino, proprio come adesso ascolteremo da due di Emmaus. Appena si troveranno lì a mensa, dopo che il Signore avrà parlato con loro lungo la via e dopo che avrà spezzato il pane, automaticamente hanno il bisogno di ritornare subito indietro. E quindi di nuovo che la via acquista un nuovo significato. E quindi la realtà ecclesiale è questa. Noi lo sappiamo, ne facciamo esperienza ogni volta che noi viviamo della parola e dell'Eucaristia. E più veramente cerchiamo di entrare dentro questa realtà, questo dinamismo, più effettivamente ci rendiamo conto che non possiamo stare proprio fermi. Se è vero che la parola e l'Eucaristia ci fanno incontrare il Signore come il vivente, automaticamente è un incontro d'amore. E tutti gli incontri che sono incontri d'amore fanno nascere nel cuore il bisogno, l'esigenza di comunicare. Perché vedete, si comunica l'amore. L'amore è una realtà proprio che è diffusiva, proprio per sua natura. Papa Francesco, Papa Benedetto lo ricordavano, no? A Gesù non arriviamo per dei comandamenti o per una dottrina, noi arriviamo per attrazione, perché il Signore ci attrae a sé. Se vi ricordate, in Quaresima noi abbiamo ascoltato questi passi: io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Apro una parentesi, voglio brevemente comunicarvi un'esperienza che ad Aversa abbiamo vissuto quest'anno facendo la Via Crucis cittadina, Venerdì Santo. Per il percorso, ogni anno ad Aversa si cambia percorso. Quest'anno il percorso che facevo passava vicino al carcere di Aversa. E la direttrice, sapendo questo fatto, aveva chiesto ai sacerdoti che hanno cantato la Via Crucis se era possibile fare una stazione nel carcere. Dentro per carcere, sì. Ci siamo un po' interrogati e quindi chiaramente era un'occasione propizia a fermarsi veramente lì nel carcere, tanto più che veniva da loro e non da noi. Che sapete, se era da noi, diceva, beh, invece proprio la direttrice aveva chiesto questa cosa così. E capitava lì la nona stazione di Soccada per la terza volta. Sotto lì alla porta, al portone grande, poi i vari gruppi portavano la croce e lì poi ci siamo fermati e non siamo entrati tutti dentro, solo i sacerdoti col vescovo e i carcerati hanno preso la croce. E siamo dentro fin dove poi è stato possibile entrare. E da un lato qui c'erano le celle, le luci spente e i carcerati che stavano dietro a queste celle. Si vedevano, no? Però nonostante le luci spente. C'è stato un silenzio tombale, veramente, credetemi. È stata detta la meditazione, poi a un certo punto finiva e quindi bisognava tornare con la croce indietro. Una cosa così, dentro questi cacciati da dietro, avevo chiesto tramite al comandante dei secondini lì, della polizia penitenziaria, se era possibile portare la croce vicino alle sbarre. C'era quella serata, ma stanno come servizio. Allora abbiamo chiesto al comandante e ci ha detto di sì. E quindi ci siamo spostati portando i cacciati in piedi, hanno portato la croce là vicino. E c'è stata una scena bellissima, che questi carcerati, lì dove è stato possibile, da dietro alle sbarre, all'improvviso, hanno cacciato le mani per prendersi la croce. E c'è stato questo scambio di abbraccio
E di quelle parole attirerò tutti a me. E quindi quel Gesù che veramente attirava queste persone. Stanno scontando una pena, è vero. Vedete, il termine pena, non come lo siamo, ma mi fa pena, no. Cioè, quella pena. Veramente è stata una scena straziante per certi aspetti. Queste mani che uscivano per abbracciare la croce. Non hanno chiesto liberateci, fateci uscire di qui. No, non hanno detto questo. Hanno abbracciato solo la croce. È stato veramente qualcosa di... E quindi per dire veramente, come vedete, l'amore attira da solo. Allora, se è vero che noi celebriamo l'Eucaristia, se è vero che vi partecipiamo, perché attenzione, non lo dimentichiamo mai, l'abbiamo visto quando parlavamo dell'Eucaristia, della Messa, se vi ricordate, non si tratta di celebrare nel fare un rito. Ah, vabbè, abbiamo capito che significa questo, questo gesto che abbiamo capito. No, non è questo. Ma celebrare un rito significa che la mia vita diventa quello che celebro. Perché la celebrazione può essere bella come nei segni liturgici, però se poi quella celebrazione non si coniuga nella mia vita, allora capite, è una bella cerimonia. E purtroppo noi molte volte le messe le abbiamo ridotte a belle cerimonie, quindi non parlano più. E non parlano agli altri, perché non parlano a noi che vi partecipiamo. Quindi celebrare una liturgia, celebrare la messa, partecipare al rito attraverso la partecipazione all'Eucaristia, il ascolto della parola, automaticamente, direi, quasi come se fosse una cosa automatica, genera qualcosa dentro di noi. L'abbiamo visto in tantissimi passi, vi ricordate, è l'incontro con Gesù che cambia la vita, non è una catechesi. La catechesi ha questo scopo qui di portarci all'incontro, ci aiuta, ci favorisce l'incontro. Poi l'incontro è io e lui. E anche qui nel brano Don Ernesto già richiamava dei due Diemos proprio questo, no? E questo incontro che avviene sempre per strade particolari, per momenti particolari, per vie che forse tu neanche ti immaginavi, per vie che tu forse neanche speravi o che tu lontanamente potevi pensare o supporre che ti potessero capitare, però lì poi il Signore avviene. E per dire che cosa? Che il Signore non è assente da nessuna realtà, da nessuna via il Signore è assente. Quelle vie che noi non tracceremmo, quelle vie che noi non batteremo mai, quelle vie per noi sono impensabili, anche lì il Signore si fa presente. Quella capacità anche di consapevolezza, di sapere che non sempre riusciamo a riconoscerlo. Quando si raggiunge un limite, oppure un punto estremo, anche quello della disperazione, come due Diemos, la consapevolezza, che qualcosa, qualcuno a fianco ci sta. Però dobbiamo scorgerlo, vediamo Luca come ci aiuta a scorgerlo. Perché partiamo questi incontri? Ernesto ci ricordava che quest'anno stiamo analizzando Marco, se vi ricordate. Ho pensato adesso di questi incontri di vedere i Vangeli di resurrezione. Quindi lasciamo Marco perché prenderemo anche Marco quando lui ci parla della risurrezione. Voi lo sapete, l'abbiamo detto all'inizio di quest'anno, a ottobre, i Vangeli nascono proprio perché partono dalla risurrezione. Chi sta partecipando a messa in questi giorni sta ascoltando gli Atti degli Apostoli. Per tutta la cinquantina pasquale noi ascolteremo con una lettura gli Atti degli Apostoli, l'esperienza della Chiesa nascente. È Pietro che compare sulla scena. Quindi il Maestro, tra virgolette, è assente, tra virgolette, ma non che non ci sia. C'è. Invisibile, ma c'è. Il Maestro che scompare, perché anche questo qui nel Vangelo, ricordate, quando spezzò il pane, si aprirono gli occhi e Gesù scomparve dalla loro vista. Anche questo è importante. Quindi il Maestro c'è ma scompare. È Pietro che sulla scena compare. Iniziamo a dire questo. Sappiate che quel Gesù che voi avete crocifisso, il Padre lo ha risuscitato. Quindi il Vangelo, la bella notizia, nasce da questo. Che mentre una storia dice morte, Dio dice vita. E questa è la novità. Noi purtroppo ci siamo un po' abituati a questo. Perché noi forse il messaggio o l'evento, perché noi vedete abbiamo ridotto la risurrezione a un messaggio, la risurrezione è un fatto, è un evento, perché uno che veniva censito tra i morti non c'è più nei morti, e quel sepolcro è vuoto, e quindi voi capite, nel dire che il sepolcro è vuoto vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, i conti non tornano più. E noi non possiamo neanche dire, va bene,
questa è una cosa che siamo contenti per Gesù. Non possiamo essere una cosa che riguarda solo lui, questa è una cosa che riguarda tutti noi. Perché nella veglia pasquale, alla quale penso che abbiate partecipato, e lì abbiamo visto quella simbologia con il rito, con la liturgia battesimale, e proprio questo ci ha ricordato il nostro battesimo, dove noi siamo stati inseriti in che cosa? Nella morte e risurrezione di Gesù. Noi non è che risorgeremo, noi la risurrezione per noi è già iniziata. San Paolo, la seconda lettura domenica, ci ha ricordato i Colossesi. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. San Paolo ha detto, se siete risorti, non ha detto se risorgerete. Perché noi con il battesimo, noi siamo già morti. Con il battesimo la vita nuova è già iniziata, quindi vuol dire che la risurrezione non è una vita che verrà, è una vita in questa, è la novità di vita, ma in questa vita qui. È il desiderio di una pienezza che molte volte ci manca. Noi molte volte invidiamo qualcuno, no? Io invidio quella persona perché quella persona sta sempre bene, quella persona tiene tanti soldi. Vedete, la risurrezione dovrebbe essere questo, una sorta di invidia in una pienezza di vita che so che mi è data, mi appartiene, ma non riesco a coglierla, non riesco a goderla, non riesco a farla mia. E questa è poi la morte. Quando davanti a certe realtà che so che io dovrei agire diversamente, però poi agisco sempre allo stesso modo. È lì che non sono risorto. Allora, sono le nostre scelte che dicono risurrezione. Permettete un esempio banale. Se ci dicono che Don Ernesto ha vinto la lotteria, sinceramente, alla mia vita non cambia niente. Potrei essere contento per lui, se sono una persona libera. Se sono geloso, non sono contento. Però la mia vita resta la stessa, non cambia. Ma se la vincita di Don Ernesto, mi partecipa a quella vita, quella vincita, allora la mia vita cambia. E sapere che questa vincita mi è data, provate a pensare a una cifra enorme, capite, io non avrò più nessun pensiero. Come suol dire, no, vivrò con le mani sulla pancia. Non dovrò preoccuparmi più di andare a lavorare, non dovrò più preoccuparmi di comprarmi da mangiare, perché non c'è niente, così vado al ristorante, sono tranquillo. Il mio futuro, come diciamo molte volte, è assicurato. Invece se devo pensare a lavorare, per campare, per vivere così, il mio futuro non è assicurato, oggi come oggi in questa realtà nella quale noi viviamo. E la risurrezione, lo mettete in un esempio banale, però è questo. È questa garanzia che il mio futuro è assicurato. È già assicurato. Perché mi è partecipato. Poi arriverà un momento in cui entrerò in pienezza in questa realtà di futuro. Però mi è già partecipata. E quindi se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Allora quindi c'è una realtà di fatto, siamo risorti con Cristo. Ora a me cercare le cose di lassù, cioè a me cercare la realtà di questa vita piena, di questa vita bella, che è partecipazione di vita, questa è la vita bella, la vita piena. Cioè che io partecipo a questo dono, che mi è stato partecipato, io lo partecipo. I due di Emmaus ritorneranno da Simone e dagli altri, perché anche gli altri avranno fatto queste esperienze, insieme di questo che loro hanno sperimentato nel condividerlo. Perché non è molto pure questo, no? C'è una sorta di paura, di timore, e attenzione che non significa condividere, costringere l'altro a pensare come la penso io, non è questa la condivisione. Condividere non significa che io lo dico a Don Ernesto, quindi al modo Don Ernesto deve venire pure lui in chiesa. Non significa questo. Perché Don Ernesto verrà in chiesa anche quando lui incontrerà il risorto. E però mi devo chiedere se il risorto non posso essere io segno del risorto nei suoi confronti. E quindi in questa realtà. Allora, dicevo, i Vangeli nascono da qui. I Vangeli nascono come racconti di passione, morte e risurrezione. Poi davanti a questa realtà, man mano, gli apostoli, gli evangelisti, hanno poi aggiunto anche ciò che è successo prima. Quindi tutto quello che noi abbiamo prima è venuto dopo. Allora adesso noi stiamo al capitolo 24 di Luca. E col capitolo primo, dove si parla della crocifissione e morte, è ciò che è nato, è l'evento centrale. Poi tutti gli altri capitoli sono venuti dopo.
per dare, tra virgolette, una sistemazione quasi organica a questo Gesù, perché su Gesù non è sceso dal cielo, questo Gesù è nato e Gesù ha fatto delle cose. Però come realtà centrale è questo, morte e risurrezione. Allora, anche se a noi non interessa Luca, però giusto per avere un poco presente davanti ai nostri occhi, no? Luca ha questi capitoli, all'inizio gli evangelisti dicono, gli studiosi dicono che l'Evangelo di Luca si può dividere in tre parti. All'inizio c'è, ricordate quell'introduzione, il prologo, quando Luca scrive a Teofilo, dove lui spiega perché scrive questo suo Vangelo, per dare delle notizie dettagliate e precise storiche a questo Teofilo. Teofilo chi è? Siamo tutti quanti noi, perché la parola Teofilo è l'amico di Dio, quindi è colui che ricerca l'incontro con Dio, e quindi Luca scrive a questo amico che ricerca Dio. Non siamo anche noi dei Teofili? E non siamo anche noi dei ricercatori di Dio? Non siamo anche noi di persone che vogliono essere vivere questa amicizia con Dio? Quindi Luca scrive anche a noi. E a questo Teofilo che siamo noi ci vuole dare un racconto dettagliato. Tanto è vero, dicono gli studiosi che Luca è quasi l'evangelista storico, perché è quello che poi ci dà delle notizie anche proprio a livello storico. E quindi fonda le realtà. E Luca anche, vi ricordate, insieme a Marco, a Matteo, ci dà anche i Vangeli dell'infanzia, perché ci presenta la nascita di Gesù, con altre scene che poi riguardano Gesù. E poi inizia le tre parti. La prima parte del Vangelo di Luca, dove Luca descrive Gesù che svolge il suo ministero in Galilea. Noi con Marco l'abbiamo visto, ricordate, Gesù che parte dalla Galilea, stiamo al nord, e tutti intorno al lago. Poi c'è la seconda parte, dove Gesù dalla Galilea scende e si dirige verso Gerusalemme per compiere la volontà del Padre. E dice nel testo di Luca che quando Gesù va a Gerusalemme, usa un'espressione particolare, fece il volto duro, noi diremmo in napoletano, la faccia tosta, cioè deciso, io andò verso Gerusalemme per compiere lì la volontà del Padre. La terza parte è questa qui, passione, morte e risurrezione. E noi stiamo quindi nella parte ultima, nel capitolo 24, dove appunto c'è l'evento della risurrezione, dove noi sappiamo che cosa è successo. Qui nel capitolo 24, diciamo, lo dà per scontato, perché per l'episodio che ci riguarda, però già lo sappiamo, c'è stata la crocifissione. Alla crocifissione è successa una cosa particolare in quel primo giorno dopo la settimana, se vi ricordate, che è bello perché nel testo originale, in quello greco, dice così, il giorno 1. Non dice il giorno primo, il giorno 1. E capite che significa il giorno 1? È quello che dà inizio a tutto. È quello che poi ricapitola anche tutto. E certamente noi che abbiamo un poco di mentalità, di sensibilità biblica, quel giorno 1 ci richiama a quale altro giorno 1? La creazione. Anche lì fu il giorno 1, che anche lì abbiamo la notte di Pasqua, proprio durante la veglia pasquale, il racconto della creazione. E fu sera e fu mattina, dice la lezionale, primo giorno anche la Bibbia. Invece anche il testo originale dice fu sera e fu mattina, giorno 1. Quindi quel giorno 1 della creazione, capite, quando noi leggiamo nel giorno 1, il 1 della settimana, automaticamente dice ma non è tale quale quello di là. Quindi che significa questo? Che quella domenica, giorno 1, sta iniziando una nuova creazione. Vi ricordate il Vangelo di Marco come inizia? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, noi diciamo, ma che è Gesù Cristo? E qui inizio, ancora qui, ancora inizio. Quindi c'è qualcosa di nuovo che veramente, se è nuovo è qualcosa di nuovo, è la novità. E nelle novità bisogna entrarci, nelle novità. Quindi in quel giorno 1 c'è quella scena particolare che loro la richiamano, che le donne vanno al sepolcro. Giovanni dice che è solo Maria di Magdala, però pure Maria di Magdala quando va parla al plurale, quando si confonde con il giardiniere dice se la porta, dimmi e andremo a prenderlo. Perché devono andare a compiere quel rito dell'unzione, da poter, perché quella sera, il venerdì, dovete fare subito perché c'era la festa in convento e quindi non potevano fare più niente. Quindi queste donne tornano lì a casa e dicono non c'è, l'hanno rapito, non dicono che è risorto, l'hanno rapito. Maria dirà espressamente l'hanno portato via e non sappiamo dove l'hanno posto. Perché? Perché non c'era il concetto della risurrezione. Non mettiamoci come noi esperti che sappiamo la cosa, ma noi lo sappiamo, nel dire mamma mia, così scema sta ragazza che non ha capito niente.
cerchiamo di entrare in quell'ottica lì, in quella mentalità lì, perché anche noi sappiamo cosa è la risurrezione, concretamente, perché vi ricordate, in tutti i Vangeli di risurrezione non lo riconoscono, tutti non lo riconoscono, stanno con lui, parlano con lui, mangiano con lui, ma non lo riconoscono. Cioè poi scatta qualcosa all'improvviso, è lui, ma scatta qualcosa poi all'improvviso. Quindi effettivamente di che cosa sia o di come avvenga questa risurrezione noi non lo sappiamo. Tanto è vero che nei testi nessuno è stato presente quando Gesù è risorto. L'hanno visto risorto, ma non l'hanno visto nell'atto del risorgere. Quindi siamo in questa realtà così. Leggiamo il testo. Ed ecco, in quello stesso giorno, diremo noi giorno 1, quindi in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. 11 chilometri possono essere niente, possono essere anche tanti 11 chilometri. E tenete presente che se avevano un asinello, qui però dice stavano a piedi, quindi non è vicino 11 chilometri da farsi poi a piedi. Teniamo presente 11 chilometri... Che erano Napoli. Però con quello che significa anche nel cuore 11 chilometri. Quindi è un viaggio... Però tenete presente che è un viaggio spaziale, geografico, però anche un viaggio interiore. Gerusalemme è il punto più alto dove c'è stata la crocifissione, quindi il punto alto. Emmaus è il punto basso. Quindi tenete presente che si mettono in cammino, scendono, lasciando il punto alto, andando verso un punto basso. Ripeto, un viaggio spaziale, però anche un viaggio, direi, esistenziale. Provate a pensare, quando andiamo a fare una gita, con quanto entusiasmo, quanta gioia, no? O provate a pensare quando andiamo a fare una visita di una notizia brutta che sappiamo. Provate a pensare, ci vengono a dire qualcosa, vi dice questa cosa così, e tu devi andare in quel posto. Da un lato... vorresti che questo posto si allontanasse sempre di più, non arrivarci mai. E dal lato nel tuo cuore, no, ma adesso che dirò, che succederò, come farò? Provate a pensare pure i piedi come diventano pesanti. Quindi provate, pensatelo, no, perché l'abbiamo sperimentato tutti quanti, l'abbiamo sperimentato, lo sperimentiamo, lo sperimenteremo. Una notizia gioiosa come ci muove i piedi e una notizia triste come ci appesantisce il cammino. I due di Emmaus stanno facendo questo. E conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Noi lo sappiamo cos'era accaduto. Vedete, questa notazione che fa Luca è interessante perché parlavano tra di loro. Non ne possono fare a meno di parlare di quel fatto che quel loro maestro è morto. Dopo loro lo diranno, pensavano che lui chissà che cosa avesse fatto, avrebbe liberato Israele. Capite, Israele è sotto l'oppressione. Provate a pensare, ma è possibile? Ma veramente è così? Veramente è successa questa cosa? Con tutto quello che significa di messa in crisi delle proprie scelte. Anche nel dire, ma allora noi di chi ci siamo fidati? Nelle mani di chi ci siamo messi? Era il Salvatore, il Messia, l'unto, il consacrato, l'inviato. E il Deuteronomio dice, maledetto chi pende dal legno. Gli ebrei non sono come noi, la scrittura la conoscevano. Quindi sapendo che quando hanno visto quell'uomo crocifisso, lo sapevano che era un maledetto. Allora capite, e discutevano tra di loro. E in questo discutere, forse hai ragione io, ho ragione tu, non si trovavano in questa loro discussione, forse anche contro sono andati l'uno con l'altro in questa realtà di discussione. E quindi lungo la strada, e la strada, Ernesto lo diceva prima, no? La strada è la vita, è la metafora per dire la vita.
Noi la vita la viviamo in cammino, ricordate, l'abbiamo visto in Marco, no, all'inizio, Gesù in cammino, o nella sinagoga, o la strada, o nella casa. Proviamo a chiederci questo, lungo il cammino, quindi lungo la nostra vita, noi di che cosa discutiamo? Quali sono quei fatti che lungo la vita, lungo la nostra vita, lungo il nostro cammino, noi parliamo e discutiamo? Parlano di quello che è successo a Gesù, ma ne parlano come una cronaca di un morto, una notizia di cronaca nera. I discepoli del risorto parlano di un morto, ma sono i discepoli del risorto, ma parlano di un morto. Non potrebbe succedere anche a noi questo, forse? Discepoli del risorto, parlate ancora di morte. Ripeto, morte come parola ultima, parola che fa finire ogni speranza, perché dopo lo diranno, no, noi speravamo, che è triste questa cosa, no? Perché lo sapete, il verbo sperare va coniugato al futuro, invece lo coniugano al passato. Noi speravamo, avrebbe potuto dire noi speriamo, invece non noi speravamo. Mentre conversavano, discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. È bellissima questa notazione. Camminava con loro. L'abbiamo visto in Marco, Gesù chi è? Vi ricordate? È il camminatore, è colui che viene. Si fece loro incontro. Noi siamo sempre portati a pensare, no, io devo portare quella persona a Gesù. No, io non porto niente a Gesù, Gesù che viene da me. Ma viene da me perché effettivamente sa in quale strada io sono andato a finire e lui viene da me. Sa quale via ho preso per quelle esperienze che ho fatto, lui viene da me, mi viene incontro. Lo dicevo prima, no, quelle strade che noi non scommetteremmo. Noi non scommetteremo, ma lui scommette su quelle strade. Come vi ricordate quando il seminatore uscì a seminare? Semina pure lungo la strada, lungo la pietra, così, dove noi non semineremo mai. E lui invece semina. E noi abbiamo paura, noi, molte volte, noi che ci riteniamo i difensori di Dio, quelli così che devono poi fare attenzione così per non farlo offenderlo, invece noi sprechiamo in senso negativo, quando Gesù spreca in senso positivo. Perché noi cosa avremmo detto? Va bene, stavano tutti quanti insieme, e andatevene, e la porta sono aperta, andatevene, che volete fare? Andatevene. Meglio perderli che trovarli, anche qui siamo dell'espressione questa qui, no. Ma ricordate, il buon pastore va in cerca della pecorella smarrita. Qui il pastore che sta andando a cercare la pecorella che sta smarrendo. Qui è il padre che va in cerca del figlio prodigo. Qui è il bel pastore, Giovanni 10. Qui è la realtà di tutti quei capitoli che poi Luca ha messo prima, che sta dicendo la verità di tutto quello che lui poi ha messo prima. Proprio in questo. Allora capite, non è più una parola. Il Vangelo è un fatto, ecco Gesù Cristo, ecco il fatto, la bella notizia, che il pastore va in cerca della pecorella e la va a cercare veramente quando la pecorella è proprio uno di quelli che gli stava più vicino. Perché qui dice due di loro, di uno adesso ci dice anche il nome, di l'altro non può dire il nome. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona, eppure è bello, stava Gesù in persona, quindi non è un suo messaggero, ma Gesù in persona. Lì poi dirà quello che hai fatto all'altro l'hai fatto a me, quindi c'è questa identificazione piena tra lui e l'altro. Gesù in persona si avvicinò, si fece vicino e camminava con loro. Provate a pensare anche lungo quella nostra strada, quella nostra vita, quante persone si fanno al nostro fianco e camminano con noi. Avete visto, no, pure qui Gesù non dice niente, cammina con loro e basta. Poi dopo interviene, dopo, per due volte Gesù poi chiederà qualcosa, però cammina con loro. Quanti camminano con noi? E con quanti noi camminiamo? Fateci caso, per noi molto altri come siamo fatti, no? Pare che noi vogliamo sempre avere una risposta pronta a tutti. Noi vorremmo risolvere i problemi di tutti. Molte volte forse questo dovremmo imparare a fare, stare con loro, starci.
E quanto è bello sapere che una persona c'è in certe situazioni, anche se non ti può dire niente, ma sapere che c'è. Già solo se pensate proprio a livello fisico, nel fatto di poter camminare e c'è l'altra persona a fianco, se tu puoi inciampare, l'altro ti aiuta a risollevarti, anche solo a livello fisico. Dici, ma intanto il problema ce l'ho, ma intanto però sono caduto, mi hai rialzato. C'è qualcosa di cristiano in questo, tutto. Eppure posso fare questo senza mai dire la parola Gesù. Posso fare questo e non per fare questo devo presentare la tessera dell'Azione Cattolica o di un altro gruppo o movimento. E poi l'altro dirà, perché fai questo? E io qui poi potrò dire, ecco, qui poi diventa l'annuncio. Ma prima c'è il fatto e poi c'è l'annuncio. Invece noi, prima l'annuncio, poi eventualmente poi facciamo seguire il fatto. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, erano impediti. Se io mi metto gli occhiali scuri, guardate, non posso dire che non, le luci sono spente, tengo gli occhiali scuri io. Se non tolgo gli occhiali, continuerò a dire, ma lui in parrocchia non sono accese le luci. Perché è facile poi dire non acceso le luci, piuttosto che dire io non ho tolto gli occhiali. È facile, no? Leggere la realtà che ti circonda come se tu la vedessi solo all'interno di una camera oscura e vedi solo oscurità. Il problema è la realtà, tu come la vuoi vedere? Perché la realtà loro come l'hanno vista? Come venerdì santo, punto. Dice, vabbè, ma quella è l'esperienza che hanno fatto, d'accordo. Ma come infatti poi dirà Gesù quando li chiamerà, li rimproverà con quella forte ma dolce, stolti e lenti, in che cosa? Non Gesù poi lo dice, no, ci torneremo dopo, quando stolti e lenti, non nel fatto che non avete creduto in me, Gesù non dice questo, non avete creduto nella scrittura che parlava di questo. Allora, sul serio o avete scherzato, abbiamo scherzato? Allora capite, quando si profila all'orizzonte questa passione, qual è l'atteggiamento? Di mettermi gli occhiali, impedirmi, il Signore si è dimenticato di me, il Signore è lontano, il Signore non esiste. E allora finiamo che cosa abbiamo fatto fino adesso? Quando in chiesa ho pregato sanno, ho alzato le mani, così che cosa ho fatto? Era una recita che stavo facendo? O era una conoscenza? Stolti e lenti nel credere alla parola dei profeti. I profeti di questo parlavano. Di questo segno di amore, di questa passione, no? Di passare sotto, non di passarci sopra. Non bisognava, lo dice dopo, quindi loro che erano impediti proprio a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Vedete pure qui, no? Gesù si affaccia, ma come? Non mi riconoscete? Avrebbe il diritto di dire questo, ma come? Non mi riconoscete? Sto a fianco a voi non mi riconoscete? Invece no, è la pedagogia del Signore, è proprio questa. Non la applichiamo agli altri, vi prego, per favore, non applichiamo a quelli che noi diciamo che stanno fuori, applichiamola a noi, perché i discepoli di questi due di Emmaus, l'esperienza della Chiesa ed anche l'esperienza nostra di tutti i giorni, anche noi ci troviamo in questa realtà. Il Signore è lì perché non interviene? Ma dovrei chiedermi perché non interviene con me? Perché il Signore, avete visto, che cosa sono questi discorsi che fate tra di voi lungo la strada? Il Signore lo sa di cosa stavano parlando. Certo che lo sa. Però ha bisogno che loro, questa realtà, la debbano tematizzare, la devono dire fuori. Lo devono dire di cosa stanno parlando. Perché il problema nostro molte volte è questo, di non dire di cosa noi stiamo parlando. E vi ricordate quante volte quando Gesù annuncia la passione, i discepoli discutevano chi doveva essere il più grande. E quando Gesù dice di che parola dove, si stanno zitti, non dicono niente. Questo è importante. Dice, io vado, non mi sento dal medico, beh, qui il dottore deve sapere lui che cosa tengo.
E gli devo dire al medico che cosa ho. Il medico come fa a intervenire? Perché poi questa realtà di pensare che Gesù o Dio come il mago, Sim Salabim, deve finire, perché questo dice l'infantilità, si dice. Della nostra fede poi, dell'essere bambini, immaturi, non bambini, immaturi nella fede. Perché il dirlo significa che dovrei acquisire consapevolezza di quello che sto dicendo. Vi ricordate in quella scena dei Vangeli? Luca, Giovanni o Luca, scusatemi, in questo momento mi sfugge. Luca, quando c'è quella cena, quello che vediamo l'anno scorso, quando arriva la peccatrice a casa di Simone il fariseo e inizia a lavare i piedi, e Gesù e lui il fariseo dice: se così fosse un profeta saprebbe chi e chi è la donna che lo tocca, una peccatrice. E Gesù dice: Simone, ho una cosa da dirti. C'erano due debitori. Poi gli dice, alla fine, dice: Simone, chi dei due lo amerà di più? Quindi Gesù dice: Simone, devi esprimere il giudizio, perché a me devi esprimere il giudizio e essere consapevole di quello che stai dicendo. E lì devi trarre tu la conclusione. Non la devo tirare, perché quando Simone dice, Gesù gli dice: hai risposto bene, Simone. Però vedi, hai risposto bene. Sei così bravo, non lo sai applicare. Perché noi, la legge di Dio, noi la sappiamo tutti quanti applicare. Cioè, o meglio, la conosciamo tutti quanti, però quasi si tratta poi di applicarla. La misericordia, il Signore è misericordioso, ma fatta il giubileo della misericordia. Ma la sappiamo vivere la misericordia? La sappiamo esercitare la misericordia tra di noi? Certamente i bambini dell'Africa la sappiamo applicare a loro, ma tra di noi la sappiamo applicare? L'abbiamo visto il giovedì santo, i piedi tra di noi ce li sappiamo lavare. Il dirlo, allora, di cosa state parlando tra di voi? Perché se io lo dico, io dovrei arrivare a un certo punto a dire così: ma quando sono scemo? Ma a questo punto sto ancora? E se volete, quell'esame di coscienza alla quale ci abituavano una volta da farmi andare a letto, proprio questo voleva aiutarci. A dire, quindi assumo consapevolezza di ciò che avrei dovuto fare. Però se invece mi dico così: padre, poi ho peccato, è peccato, e beh, tutti i peccati. Inizia a dire quali sono i peccati, inizia a vediamo qual è la consapevolezza che tu hai del peccato, perché lì poi discutiamone. Nel libro di Isaia si legge così: il Signore dice: su, venite, discutiamone, parliamone. Anche se i vostri peccati fossero rosso come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Però dice: venite, discutiamone, parliamone. Vi ricordate, noi l'abbiamo detto, dalle preghiere alla preghiera, è proprio questo parlare. Di che cosa stavate parlando lungo la via? Allora capite, stasera, quando tornerò a casa per fare, prima di addormentarmi, fare la mia, rivedere la giornata, proprio questo, di che cosa io avrò parlato lungo la via, cioè lungo la giornata di oggi, di che cosa avrò parlato, che cosa avrà attirato il mio interesse, su che cosa mi sono soffermato o non soffermato. Però, Signore, ti ringrazio di questa giornata, dammi una buona nottata, ci vediamo domani mattina. Capite perché, come è monotono poi anche la preghiera. Poi padre, mi sono distratto durante le preghiere. È chiaro, perché tengo fuori la vita dalla preghiera. La preghiera è la vita è preghiera. Ma la vita è quella che ho vissuto oggi, e domani quella che vivrò domani. E oggi sarà diversa da domani, perché il tratto di strada che farò domani è diverso da quello di oggi. Potrà essere pesante o potrà essere più leggero, non lo sappiamo. Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero in Gerusalemme? Non sai che cosa vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse egli colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute.
ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Hanno detto la verità, avete visto con quanta precisione, hanno detto tutto, effettivamente è ciò che è successo. Allora Gesù stesso, vi ricordate, aveva annunciato nei tre annunci di passione: il Cristo andrà a Gerusalemme, sarà riprovato dagli anziani, messo a morte, crocifisso, ma il terzo giorno risorgerà. Chissà perché ci sono sempre fermati fino alla morte. Che cosa è accaduto? E loro dicono ciò che riguarda Gesù, e quindi dicono quello che è successo. Poi è bello quando dice: ma alcune delle donne ci hanno sconvolte. Dirlo che non l'hanno visto è uno sconvolgimento. È uno sconvolgimento. Hanno perso il corpo. E questo sconvolge. Qualche volta ascoltiamo in televisione, no, qualche volta hanno trafugato una delle ultime, la salma di Mike Buongiorno, se vi ricordate. No, certo, c'è pure noi che dice, beh, Mike Buongiorno così. Però il corpo, addirittura, neanche i morti fanno stare in pace. Cioè, dice così, no? Qui ci sconvolge queste cose, di a che cosa si possa arrivare. Addirittura anche nel trafugare un corpo di un cadavere. Però stanno ancora lì. Poi sono dice che anche alcuni dei nostri sono andati al sepolcro, alla tomba, e hanno trovato come hanno detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Il punto è questo, non l'hanno visto. Noi ci chiediamo, lo chiediamo a loro, però lo chiediamo anche a noi, zitti zitti, lo chiediamo, che cosa avrebbero voluto vedere? Perché il concetto, vedete, molte volte potrebbe essere quello di pensare la risurrezione, un ritornare alla vita così come era prima. Però magari senza i problemi di prima. Se vi ricordate, questa è la dinamica, sapete di chi? Del ladrone sulla croce. Quello che noi chiamiamo il cattivo ladrone. Perché quando gli dice: ha salvato gli altri, salvi anche noi, scendi dalla croce e così noi ti crederemo. E sta chiedendo che cosa? Torniamo a quello che eravamo prima. Quindi continuiamo a fare i ladri. L'altro, quello che noi chiamiamo il buon ladrone, invece dice: noi giustamente perché abbiamo sbagliato. Ricordati di me quando entrai nel tuo regno. Capite? Questo ha capito la risurrezione, l'altro non l'ha capita la risurrezione. Muoio, risorgo, allora ritorniamo tutto come stavamo prima. Quindi questo avrebbero voluto vedere, ed è questo quello che noi vorremmo vedere. Quando noi diciamo io vorrei vedere Gesù, che cosa intendiamo? Ricordate, l'abbiamo visto pure in Quaresima, no? Quando andranno da Andrea con i greci, no? E Andrea va, vogliamo vedere Gesù. E stranamente Gesù lì non soddisfa quella richiesta. Parlerà di altro. Parlerà anche lì di altro per dare indicazioni di come poterlo vedere. Ma lui l'hanno visto. Ed ecco, Gesù interviene per la seconda volta. Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. La lentezza nel credere, no? Sì, lo diciamo. La fede è mettersi nelle mani. La fede è affidarsi, mettersi in quelle mani. Però ci sono dei momenti in cui diventa... non è così facile questo mettersi totalmente, o meglio, ci mettiamo nelle mani totalmente e poi pian piano è come se ci ritirassimo un poco da quelle mani. Abbiamo fede, ma quella fede sembra che non è mai al 100%. Una fede che è come se ci facesse poi avere sempre una riserva. Ricordate, l'abbiamo vista anche in Quaresima, nella Settimana Santa. Ricordate quando la donna ruppe il vasetto di alabastro per far uscire l'unguento sui piedi di Gesù. Ed è bello perché quel vaso che viene rotto, vedete, proprio questo dice, no? Dice il testo che
300 denari, Giuda fa sottolineare, dice, perché tanto spreco? Si poteva vendere per 300 denari, 300 denari era quasi un anno di lavoro. E lì che cosa fa quella donna? Nel momento in cui spacca il vaso e esce fuori il profumo, quel profumo lo puoi più recuperare. Quindi lo spreca tutto. Perché ricordate che la povera vedova mise le due monetine, tutto quanto aveva per vivere. Noi abbiamo dato tutto, c'è ancora qualcosa che teniamo riservati. Qualche volta dalle persone anziane sente, no? Dice che scappo quando muoio. Noi stiamo facendo forse così, ci abbiamo ancora conservato qualcosa per quando moriremo. O abbiamo questa capacità di dargli tutto. Gli abbiamo dato tutto. Perché capite, se gli abbiamo dato tutto, allora, anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temere alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Dice Salmo 62, la tua grazia, Signore, vale più della vita. E a San Paolo il Signore risponde, ti basta la mia grazia. Quindi stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Allora, voi avete percorso questa via, avete scelto questa strada qui. La chiave per aprire queste porte, di questa comprensione per questa strada qui, è la scrittura. Le scritture sante sono la chiave per leggere, per interpretare, per comprendere, per capire ciò che è successo a quel Gesù che voi avete detto che è stato crocifisso. Perché i profeti di lui hanno parlato. Allora, capite, il discorso adesso è proprio questo. C'è un fatto, la crocifissione e morte, e c'è qualcosa che interpreta questo fatto, la Sacra Scrittura. Perché attenzione, questo ci fa capire una cosa, che la croce non è stato un incidente di percorso nella vita di Gesù. Non è che Gesù ha fatto cattiva, dice la croce. No, era già nei profeti, nella Scrittura. Dirà poi altrove, dice, e cominciando da Mosè, da tutti i profeti, e spiego loro, nei salmi, poi giunge anche dopo nei versetti successivi, parla addirittura dei salmi, quindi tutta la scrittura parla di Cristo, di quello della passione. Però ripeto, non è adesso la questione di questa passione, di questa crocifissione, ma della passione veramente di questa accettazione di una realtà, di una morte che si accaniva contro di lui e di un'accettazione di questa morte, ma come amore, come donazione. Ecco perché la morte è stata vinta dalla morte. Perché mentre lo stanno uccidendo, Gesù si sta donando. E guardate, qui cambia tutto. Può essere un poco più facile. Giuda l'ha tradito. Ma prima del tradimento di Giuda, sapete cosa c'è stato? C'è stato il consegnarsi di Gesù nelle mani di Giuda. Gesù si è donato. Giuda l'ha potuto tradire. Io lo posso mangiare perché lui si è fatto pane. Quindi non è una mia prerogativa, è un suo donarsi. Quindi la scrittura ti parlava di che cosa? Che questo Messia, questo unto, avrebbe donato la vita. Allora voi capite, davanti a chi dona ci può essere quale atteggiamento? Di chi accoglie il dono e vive del dono, ma chi crede si illude di rapire questo dono o di poter manipolare o diventare proprietario di questo dono. E quindi di chi è forte. Mi ricordo con Ponzio Pilato, lo sai, dice Pilato, io ho autorità di farti mettere in porto in libertà. Gesù dice, non avresti nessuna autorità se non ti fosse stato dato dall'alto. Allora, vedete,
c'è sempre un piano precedente. L'amore del Signore è preveniente a qualsiasi risposta umana. Questo è il Vangelo. E questo è l'incontro. E questo è quello che narriamo. E questo è quello che viviamo. Allora, stolti e lenti di cuore a credere non a me, dice Gesù, ma ai profeti, non vi siete fidati. E se tu fai scelta della tua vita, no, della parola che ti costituisce, la parola che ti fa essere, e tu non ti fidi della parola e non ti fidi alla parola, è chiaro che poi davanti alle difficoltà succede quello che succede. Entri in crisi, ce ne andiamo, e chi si è visto si è visto. Vi ricordate l'atteggiamento opposto di chi è? Di Maria di Nazareth, stava sotto la croce. Accolse la parola, vi ricordate? Avvenga di me secondo quanto tu hai detto. E la parola l'ha portata nel grembo, l'ha concepita, e Sant'Agostino diceva che nella mente è iniziato proprio tutto questo. E quindi Maria meditava nel suo cuore, contemplando tutte queste cose nel suo cuore, sempre. Ecco perché è riuscita a stare sotto la croce. Senza la parola, sotto la croce, non potremmo mai starci. E quindi provate a pensare, no, questo cammino come diventa lungo? Perché se dice cominciando da Mosè, da tutti i profeti, e quindi pensate, Gesù con quanta pazienza, mentre camminava, dice, parlava di Mosè che mi diceva questo, parlava di questo Gesù, non ancora sta dicendo sono io, Mosè ha parlato di questo, e poi è venuto Davide e ha detto questo, e poi Salmo ha detto questo, e poi Ezechiele ha detto questo, quindi sarà stato un cammino lungo, quindi non è che è finito, capite, non è che finisce. Perché dopo diranno, non ci ardeva il cuore nel petto. Allora vedete, la parola come inizia poi ad accendere, a riaccendere ciò che già stava sotto. Lo riaccende. E poi vabbè, però ci fermiamo qui, perché è stato il passaggio qua, va bene così. Quindi di questa realtà appunto, di questa parola, diventa la strada la parola. Dice un salmo, lampada ai miei passi è la tua parola, quindi lungo il cammino, e loro hanno dimenticato una cosa lungo il cammino, la parola, la scrittura. Quindi la scrittura, dice il salmo, lampada ai miei passi è la tua parola. Provate a pensare, no, camminare al buio, noi non riusciamo a camminare, la parola di Dio come una luce, una lucerna davanti ai passi per illuminare il cammino. E il cammino è la vita, la parola che illumina il cammino. Allora, attenzione perché... quello che succede è illuminato dalla parola. La parola illumina quello che succede. La parola illumina ciò che è successo a Cristo. La parola illumina ciò che succede alla Chiesa. Perché la Chiesa vive sotto la parola. Noi viviamo sotto la parola. Quindi la parola illumina anche il nostro cammino di discepoli di oggi, come è illuminato quello di Cristo. Se vi ricordate, nelle tentazioni, nel deserto, come inizia? E il demonio dice, dico questo, Gesù come risponde? Sta scritto. Qui Gesù, come smaschera la tentazione? Con la parola. Sta scritto. Noi dovremmo contrapporre, sta scritto. È così, ma sta scritto. Ma io vi dico anche. Allora, la parola, realtà fiduciale, con la quale poterla accogliere solo in questo atteggiamento di fede e fiducia. Confrontarsi, anche scontrarsi con la parola, ma avere la capacità di abbandonarsi poi alla parola. Se vogliamo che il frutto della risurrezione lo possiamo cogliere come già partecipatoci.